27 settembre 2007, al cinema Chuck Halter, chiuso per l'imperversare delle nuove risorse umane nella degradata via Faenza, si è svolta una piccola festa dell'unità con tanto di schiacciata fiorentina. Tema della serata è il Sant'Orsola liberato, a cui noi aggiungiamo dalle impalcature ma non dall'incompetenza di Palazzo Vecchio. Relatori, il quartetto della sinistra Cioni, Biagi, Renzi, Marmugi, sostenuto da alcune associazioni per lo più semi sconosciute al quartiere e comunque non rappresentative della maggior parte dei cittadini. Presente all'incontro un centinaio di persone, delle quali meno della metà rappresentato da fidi plaudenti. All'assertivo intervento del Biagi dello scorso anno, l'educatore del Foligno stimava l'immobile 15 milioni di euro che diventavano 65 tra un dedalo di scambi e restauri, segue quello soporifero del Renzi che a distanza di un anno ne aumenta la stima a 24 più altri 24 per il recupero. In questo filmato non commenteremo la coccodrillata dello sceriffo che ha scaricato sul governo nazionale i mali e il degrado di Firenze, ignorando l'oggettiva responsabilità di chi da anni sgoverna e distrugge questa città. E nello specifico San Lorenzo non dimentica il contrasto opposto contro la volontà dei residenti all'insediamento della Guardia di Finanza, che da solo avrebbe risolto i problemi della zona, così come non commenteremo la candida affermazione della municipale alla quale la mancanza di cartellonistica stradale impedisce di agire nelle vie del Sant'Orsolo. Il Renzi in un suo famoso sogno immagina un collegamento tra l'edificio e Palazzo Medici Riccardi, l'insediamento del liceo artistico e una fruizione delle piazze interne da parte della cittadinanza. L'idea sembrerebbe positiva se non fosse stata partorita senza un minimo studio sull'insieme dei fattori di degrado che umiliano il quartiere dei Medici. Ma d'altra parte le elezioni non sono lontane, anche se la gente di San Lorenzo per DNA non è vicina alla sinistra, si può contare sulla sua disperazione e quindi agire con le promesse da marinai. Nel frattempo noi liberi cittadini di San Lorenzo, conoscitori e vittime dell'humus sant'orsoliano, vi anticipiamo i probabili effetti del sogno del Renzi, qualora si realizzasse, nella parte riferita alla cessione di una porzione dell'edificio per un uso scolastico e alla fruizione delle piazze. A voi tutti una libera ma meditata riflessione. Sul quale insistere, secondo me, è sempre quello dell'educazione alla legalità. Andiamo ancora nelle scuole, incontriamo tanta gente, facciamolo insieme, perché le nostre speranze, più che negli adulti, devo dire, risiedono nei giovani, a partire da bambini. Noi, cittadini di San Lorenzo, abbiamo raccolto l'invito che Palazzo Vecchio ci ha fatto pervenire per bocca del grande mentore e abbiamo iniziato il nostro viaggio proprio dalla scuola dei più piccoli, che ovviamente non hanno alcuna colpa del degrado e dell'illegalità che li circonda, ma che a seguito di quello che osservano e apprendono come normale e passando per le medie e successivamente per i licei, da tempo utilizzati più come sedi di indottrinamento politico che come luoghi di apprendimento, arriveranno maturi per le università, dove il fallimento istituzionale si mescola in modo omogeneo a quello umano e ambientale circostante. Saccio fece a quei bell'anni, perché li doni della modernità. Oggi noi tutti li stiamo a sconta qua. Saccio fece a quei bell'anni, perché li doni della modernità. Oggi noi tutti li stiamo a sconta qua. Thank you.
di quando ero vicino. Portavi la mia foto nel taschino, eri tanto orgoglioso di me, papà! Eri tanto orgoglioso di me, papà! E la mostrava che ti stava vicino, dicevi a tutti questo è il mio bambino. Adesso invece ti vergogni di me, papà! Adesso invece ti vergogni di me, papà! Ma va bene, va bene. A me non me ne fotte di fare fatica, voglio una bella vita, mica una salita, perché se sono vivo la colpa è solo tua, perciò paghi te. Non mi fotte ciò che dici, dei tuoi sacrifici, di quanto è rispettabile il tuo circolo di amici. Tu non lo puoi capire, quanto là fuori è dura per me. Dobbiamo avere solo certi vestiti, e non sei nessuno se non sono firmati. Per essere qualcuno devi avere gli amici, dobbiamo essere tutti uguali sputati. Io voglio avere tutto, e ora voglio avere di brutto, a 200 all'ora, e quella polverina che dà l'amaro in gola. Voglio una pistola, se, 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 acqua nella scuola. Voglio avere tutto, ora voglio avere di brutto, a 200 all'ora, e quella pillolina nella mia Coca-Cola. Voglio una pistola, se, 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 acqua nella scuola. Della gente sfruttata, mi porta anche di meno di chi avete fatto papa. A fine giornata, quello con tasca è l'unica cosa che corra. Vi chiediamo, è questo il futuro per Sant'Orsola? Nel radicato contesto di umiliante degrado in cui versa San Lorenzo, le piazze interne e i suoi portici potrebbero divenire ricettacolo di spacciatori, tossici, extracomunitari, barboni e quant'altro? Nella consapevolezza delle modeste disponibilità economiche degli studenti, è prevedibile l'incremento di ulteriori attività di tipo extracomunitario in una zona che ne è già satura? Noi, cittadini di San Lorenzo, esigiamo un progetto alto, un progetto che restituisca al quartiere dei Padri di Firenze lo splendore e la dignità che gli compete di diritto. Ma comprendiamo le difficoltà di farlo partorire da soggetti di così bassa competenza, che quando lo fanno abortiscono errori come la pensilina della stazione e quella da fare agli Uffizi, la Firenze parcheggi della fortezza, la ferraglia di piazza San Giovanni e lo stupro che verrà consumato nella stessa piazza Brunelleschi con un progetto che agiterà il sonno eterno dell'omonimo genio.